Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di BeamNG Drive che, come notate, poco dopo il nostro ultimo video è stato aggiornato. Vi ricordate il menu? È un po' diverso, hanno aggiunto dei nuovi effettini sonori, qualcosina in più forse a livello grafico. Purtroppo vedo in questo menu che manca ancora una carriera, che poi capiamoci raga, che cosa vuol dire una carriera in questo gioco? Sono veramente curioso, ma sono tipo 20 anni che quella casella lì, possono cambiare le versioni, possono aggiornare i menu, possono cambiare le foto di sfondo, tra l'altro molto belle, guardate, sono scene di gioco, ma questa carriera è ancora coming soon. Tuttavia a noi non interessa questo, perché come vedete abbiamo il nostro volantino settato, perché proprio nell'ultimo video abbiamo scoperto che abbiamo nelle nostre mod, nei nostri scenari modificati e scaricati, delle gare super interessanti e super impossibili, dove già con il pad ci siamo ammazzati. E come prevedibile la vostra curiosità si è spostata sull'affrontarle con il volante, sfida che non so se sapremo superare. Per fortuna questo gioco è fenomenale da tutti i punti di vista, nel senso che anche le mod precedentemente scaricate con la nuova versione lui temporaneamente te le disattiva, però ti dice guarda, se vuoi le puoi attivare, però non sono convinto che funzionino. Di solito però funzionano, quantomeno però non si perde tutto. Allora forse la gara che abbiamo fatto in ultimo, nello scorso video di BeamNG, era proprio questa. Però come vedete abbiamo West Coast, East Coast, Utah, ne abbiamo un sacco di Super Malavi, e secondo me ci possono offrire un livello di sfida incredibile. Allora intanto noto che queste qua dello Utah sono tutte very hard, anche queste qua, e immagino pure queste. Perfetto, tutte very hard. Partiamo con un minimo di 3 gare, cioè una per categoria, Utah, West e East Coast, ma magari ce ne stanno dentro anche di più, dipende da quanto lunghe sono e quanto male andiamo. A naso mi piacerebbe provare questo Canyon Threading, che lo vedo bello un po' così. Partiamo dallo Utah. Molto bene, anche che mi sembra migliorata un sacco anche la navigabilità nel menu con il volante. Penso abbia una decina di giorni, un paio di settimane questo aggiornamento. È veramente poco successivo al nostro ultimo bel video su BeamNG. Mi raccomando ragazzi, super pollicioni a questi video. Se vi piace questa serie la continuiamo man mano. Vi sembrerà strano, ma le gare che facciamo qui sono sostanzialmente le migliori e le più realistiche. Andiamoci a mettere all'interno di questo 600. Ma cos'è qua, tutti in fila? Interessante, vai, partiamo! Oddio, quanto forte va sta cosa? Mario? Si chiama Mario quello davanti? Scusi, Mario! Mi faccia spazio, Mario, per favore. Immagino che la... Oh, cazzo, la difficoltà qui... è quella di superare, perché appena vai un pochettino fuori... Malissimo, Attenzione lì con Mario! Intanto facciamo la partenza realistica, c'è pure la barra del freno a mano. Mario lo dobbiamo eliminare subito. Facciamo una prova in terza persona per più che altro capire cosa ci succede intorno. Ma non è bello così, attenzione Mario, prova a spingermi di sotto. Pezzo di Mario. Mario, si è bloccato sull'albero. Mario? Vabbè, lo sapevo io che andava a finire così. Mo Mario però non ha capito un cazzo, ragazzi. Mario è il primo che vola adesso, eh. Ciao Mario. Salutami gli scoiattoli, Mario. Bastardo. Atteggiamento scorrettissimo di Mario. Vabbè che sono gare che di legale hanno solo l'asfalto, credo. Però non me l'aspettavo così cattivo Mario. Attenzione, Cesarino la tiene. Ovviamente ste gare super male vi hanno sempre un'aderenza tutta loro. È veramente impossibile guidare. È un problema anche... Oh, guarda qua! Incredibile! Stanno cincischiando lì? Ciao! Macchina, direi basta, può andare così, no?
Magneti Maccari. Dai, però eravamo in testa, ci siamo ammazzati così da pirli. Due giri, difficile, con i premi, auto diversa. Ah, questa qua mi sa che non tiene un cazzo la strada. Così Cesarino si guadagna gli straordinari nel tempo libero. Che figata però, regà. Cioè, vi giuro, non c'è un gioco migliore di questo per guidare le auto. Oh, guarda, guarda, guarda. Ma me lo ricordo, sta bastarda di macchina. Mi sa che era la stessa di quella gara su dalle colline che sembrava tanto di stare in Tokyo Drift. Ok, non usare troppo marciapiedi, perché questo non è forza. Qua spacchiamo tutto. Attenzione, stiamo facendo il palavidromo anche qua. Grande ingresso lì però, eh. Oh, ma mi hanno spinto loro. Bastardi. È pura follia, ragazzi. Cioè, questo gioco io non ci riesco a credere. È la cosa più realistica che si possa fare. Cioè, ha una fisica imbarazzante. Poi, sta macchina secondo me è un po' troppo difficile da guidare. Cioè, parte troppo di posteriore. Però è anche vero che noi, essendo un gioco, affrontiamo tante cose con leggerezza. Cioè, il gas parte di posteriore, ma perché tu in uscita da una curvetta così, ma manco con la Twingo dai tutto gas. Cioè, noi purtroppo ci dimentichiamo che, essendo super realistico, bisogna anche dosare molto il gas. Infatti vedete che adesso non la stiamo perdendo. Attenzione, si gira di qua. Che infilata. C'ho uno dentro che mi spinge. Guarda, guarda, guarda che bastardo. Attenzione, il paraurti. Poi glielo finisco, anzi no, glielo lascio perché così gli dà problemi quantomeno. Che curva sta impostando lui? Dentro, attenzione, si stringe! Stavolta la sportellata te la pigli tu. Maledetto! Guarda che tracciato cittadino, impossibile! Botta mandato! Che pezzi di merda, quanto spingono! Guarda! Ma dovete morire! Che cazzo c'è lì poi che ho perso? Cos'è quella roba lì? Mi ha spaccato qualcosa, non so neanche cosa. Ma si fa fatica in effetti. Oddio! Meno male che si pigliano a testate pure loro, perché almeno vedi anche l'IA che combatte di brutto. Cioè, ragazzi, guarda sto bastardo, ma tu... vattene a fanculo, vattene. E il primo giro è andato. Guardate lo sportello, lo specchietto, non ce l'abbiamo più. Cosa ha fatto questo qua? No, fermo, pazzoide. No, raga, ma che spettacolo, vi giuro. Io non... Cioè, faccio solo questo. Il palo la tiene? Sì, ma dove cazzo se va? Guardate che i danni ce li abbiamo pure noi, eh. Credo che siamo in seconda posizione. No, terza, perché due sono in lotta serrata qua. E forse se ci mettiamo d'impegno riusciamo pure a rimetterci a lottare. Madonna, guarda qua, ci provo. Con un po' di cattiveria anche noi, perché sennò lo pigliamo solamente nei ciapette. Grande comeback. Ma questo dà le spinte, dà proprio le spinte. Guarda che animali! Stai lì, bravo! Piange adesso, attenzione! Il leader fin qui, costante, perde due posizioni con la manovra incattivita di Cesarino. Di qua, vero? Non c'è la mappa. Ho sbagliato strada. Vero? Sicuro. Ma non ci credo, ragazzi, l'avevamo portata a casa con tantissime difficoltà. Guardate come siamo ridotti. Ma purtroppo lì non sono riuscito a capire. E là ci hanno ripassati, il traguardo era qua. Mannaggia. Mi piace, ragazzi, questa East Coast. Lasciamo però la città e andiamo un pochettino più in montagna. Vedo una costa a strapiombo, tra l'altro, quindi occhio. Muscle car, quindi ancora più difficile. Guardate che reazioni che ha il volante. Io vi giuro, ragazzi, sto gioco lo adoro. E soprattutto l'IA, migliore IA mai vista. E sono solo delle mod. Attenzione qua, vedo già dei contatti proibiti. Pericoloso.
Tutti con muscle car, infatti è un bordello. Salve. Strada super stretta, non si passa. Mamma mia, ragazzi, qua c'è veramente della clandestinità, altro che scherzi. Queste sono le vere gare clandestine, super illegali, pericolosissime. Su queste colline si formano i veri piloti, altro che Fast and Furious e cose varie. Oh, questo è botta da dietro. Guarda, guarda, bastardo. Avrà retto? Sì, mi sembra ancora dritta la macchina. Oh, che succede qua? Dov'è? Scusa. No. Va bene, ciao. Dove ci stiamo infilando di bello? Attenzione, sportellate varie. Intanto il primo ringrazia, però così scemo. Andiamolo a prendere. Qua ti fai molto male in questo tornante, lo sai, vero? Sono all'interno. Mi tiro un'inchiodata pazzesca e me ne vado. No, però faccio fumo. Qua peggiorerà la macchina, quindi potrebbe essere problematico continuare a guidare. Già senza fumo non vedrei dove cazzo devo andare, figuratevi con. Ma comunque sta macchina è più stabile di quella di prima, non so perché. È un po' più pacata, cioè abbastanza. Oh, e questo è allora il traguardo, primo giro. Arriva dentro! Pezzo di merda! Ciao! Ciao! Oddio, anche tu? Vabbè, ragazzi, tutti al mare? E io non vedo una sega, questi mi hanno tirato. Ma no, sono stortissimo! Aspettate, va! Soluzione di emergenza, ragazzi! Non possiamo più andare avanti dall'interno! Sto figlio! Mamma mia, ma che cosa cazzo si fa qui? No, proviamole tutte diverse, dai. Andiamo in West Coast, che ci sono un sacco anche qua di gare. Guarda, Neighborhood Noise, il bordello nel quartiere. Anche qua, secondo me, ci sono un sacco di gare super ingarbugliate. Ma quanto è divertente. Non se ne vince una, eh. Cioè, Dio, avremmo potuto, eh. Ma la volta veramente buona ci siamo persi, purtroppo. Quando sembrava fatta. E poi le altre, è proprio. Guarda questi. Proprio il circuito che è super pericoloso. Lì sullo strapiombo sul mare, raga, è stato pazzesco. Alla fine hanno fatto volare giù pure noi. Questo è già messo malissimo. Attenzione qua, siamo dall'esterno. Recuperala, bravo, troppo. E ritornerà sicuro qualcuno dietro, no? Ok, sono alle prese con tanti danni allora. Qua davanti invece c'è bagarre, eh? In questo quartierino tanto carino, dove nei giorni di festa si organizzano garette clandestine. È un quartiere, si vede, di vacanza, ma magari in questo periodo non c'è nessuno. E che li recuperiamo, sti due stanno facendo a bot tantissimo. Freniamo bene. Mamma mia, quanto è importante anche, ragazzi, non far slittare la macchina in frenata. È troppo reale da guidare. Oh, quella è una ruota. Cazzo! Mi dispiace! Attenzione! Rimaniamo in due in gara! Non credo che quello possa riprendere facilmente a breve. Pit stop per lui, come i ciclisti. Adesso arriva la macchina di soccorso, gli porta la ruota. E intanto questo però, senza il disturbo, comincia a spingere, ad andare. Madonna, lungo! Va bene. Qua si sale. L'abbiamo fatta meglio stavolta? Non so dove sta, eccolo. Teniamolo d'occhio, ma questa secondo me è una gara sprint, però non è a giri. Oh, Luke, dove cazzo vai a frenare? Pazzo! Pazzoide! Mamma mia, raga! Attenzione, il casello? Oddio! A pelo, e poi dove si va? Giù a destra? Stavolta però voglio tirarmela di nuovo come prima, magari ci riperdiamo un'altra volta. Ma mi sembra. No, è finita, infatti. Checkpoint 13. Eccolo lì, guarda, io ho fatto pure un 180 per guardarlo in faccia.
mentre arriva secondo, ma lui forse ha subito qualche piccolo danno però, con il contatto con quello lì che ha perso la ruota, è stato un macello, ma che figata! Ma ragazzi, io propongo palesemente un campionato su Bimen G-Drive, ma si potrà... Hanno fatto una specie di mod per giocare online? Ma si potranno trasferire queste gare? Cioè, ragazzi, sono la cosa più bella del mondo. Non c'è niente così. E attenzione perché qua auto tanto diverse adesso, eh? Cioè, in realtà più che altro la nostra, forse non c'entra niente con quelle. Loro sono un po' più simili. Vediamo, altro... circuito cittadino... Oh, botte. Perché sono rimasti fermi questi? Oh, sì. Non è partito. Va bene. Vediamo come va sta macchina. Questa è modificata, eh. Decisamente, direi. È l'Abarth. Sono andato questo? Dove si è infilato? Ha fatto paura, è sparito proprio a un certo punto. Sono ricordolo. Occhio ai marciapiedi che si spaccano. Braccetti, è super simulativo sto coso, non scherza niente, ovviamente lui ha più motore, vedi, però mi pare che noi siamo un pochettino più agili. Oh, maledetto, no, sono storto, grazie al cazzo. Io come faccio adesso? Vabbè, te continui a girarti, dove? Qua? Davvero? Ok, poi sinistra. Sinistra, vabbè, non ce l'ho più la sinistra. Guardate il mio volante, si sale adesso. Sono tutto storto, raga. E poi il bello è che non mi segnala però il danno all'asse delle ruote. Come vedete però c'è abbastanza palese, guarda com'è storto il volante per andare dritto. Che voi vedete il coso rosso qua, immagino. Direi di sì. Finale teso, macchina super storta, distrutta. Anche lui però non è messo benissimo. E siamo gli unici due. No! Non passi! Bravo! Girami! Grazie! No, oh! Oi, oi, oi! Però vieni a far culo con me. Qua a quanto pare non è passato. Ce l'ho ancora, ma vediamo se lo riusciamo a vedere. Eccolo qua, guarda che belli che siamo. Non ha vinto nessuno. O vinciamo o perdiamo insieme. Ogni volta che passiamo st'oretta qua vicino, ragazzi, sono sempre stracontento, strasoddisfatto. E mi rendo conto veramente di come ci si possa divertire a guidare con il volante su un gioco. E ancora una volta lo consiglio a tutti quanti voi, perché non c'è paragone. Cioè, o vi mettete su ACC a correre con le GT, ok, ma proprio per sentire un veicolo di merda, più o meno di merda, un pick-up o qualcosa, sterrato, strada, niente è come questo. Io vi aspetto qui domani per il prossimo video, in cui potrebbe essere ultimato il Malavidrom messicano. Ciao!